Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Questo è Mauro che vi parla e oggi inizieremo a reagire al Mike Scrauso, terza edizione. Abbiamo appena finito di vedere sia la prima che la seconda edizione, ci siamo spaccati infinito. Non vi dico chi ha vinto perché se magari non l'avete visto non voglio spoilerarvelo, ma andatevelo a vedere tutte ragazzi perché ci siamo divertiti tantissimo. Forse agli ottavi di finale c'era qualcuno che non spaccava tantissimo, ma comunque ci siamo divertiti in tutte le battle. In tutte le battle c'era da ridere, da divertirsi, da spaccarsi, cioè è troppo uno spettacolo questa competizione, mi piace troppo. E qui iniziamo subito con uno dei migliori, Hydra contro Poscu, che l'abbiamo già visto nell'altro Mike Scrauso, e Pilgrim, che non l'abbiamo ancora visto, quindi andiamo subito a vedercelo, dai! 4 corti a testa, 2 minuti! 4 corti a testa, 2 minuti! A me il rap non fa da sponsor, ammazzo questi scemi, poi mi danno dello stronzo. Non sono venuto a difendere il titolo, ma per beccare la tipa col vestito blu dell'anno scorso. Vabbè, vi ho detto che... Cioè, vabbè, la rima faceva ridere. Però, cioè, vi ho detto prima che non volevo spoilerarvi chi aveva vinto l'altra edizione. E Hydra ve lo spoilerà da solo. Vabbè, dai, facciamo finta di niente. Diamogli a buona. Lo sponsor dello Scrauso è Ezio Greggio, ma metto gli avversari a pecora perché sono Ezio Gregge! Che oh! Yeah, bella rozia, picciato con date che sta macchina, sennò si scarica a batteria. Oh! E se dice a Izzavoscia, i morro come a Cristo, in riguinda morro in croce. Tu vuoi battere Messi in verso, fratello sicuro, sei talmente tanto paraplegico che per segarti devi strisciarti contro un muro. Yeah! Vedi le due veline del cazzo, è l'unico triangolo che potreste fare in tutta la vostra vita. Tu mi paro pull, striscio con ma biscio, it piscio un gol. Mi salvecci con profumo. Profumo. L'ho visto parlare in perizoma, parli tanto delle veline, ma oggi torno a casa con 300 euro, una denuncia per sequestro di persona. Ma almeno fammi prendere il tempo, è un consiglio. Parli di profumo, non è tuo figlio. Se parli di profumo è perché di cazzi tu ne hai presi 1 million. Stunga bella, tu da fai una pella. Io mi chiamo a Michelle, un sicherra mentre pulezza va a terra. Fate il patto che sta facendo trap. Oh mio Dio. M'hanno messo a rappare contro 2 falliti. Io mi scopo Maddalena Corvaglia. E sai cosa compro Corvaglia? Che mi manda i preservativi. Vabbè, ma non c'è competizione. Non c'è competizione. Maddalena Corvaglia, Corvaglia, mi compro i preservativi. Oh mio Dio. Rime in improvvisazione. Raga, io non ce l'ho col sud, ma la prossima battle datemelo il dizionario da italiano a terrone. Ma qua Maddalena Corvaglio, tu o ciovri vai a spara e quaglio. Di totaggio, tu spara e quaglio, solo che spara la pistola salva. La salve, ti sparo in testa così tanto che la testa ti brucia. Io onestamente non ho capito che cazzo hai detto, però secondo me hai spaccato, vado sulla fiducia. Se parli di credo giochi e di sparate, tu sei talmente frocio che giochi a Call of Duty Case. Vedo un cozzo che va a Bologna e dico ha azzeccato lo spaghetto guaglia e uoggia. Aglio olio. Come peroncino.
Vabbè, ma è proprio la maniera in cui lo dicono in napoletano, perché come fa a far gridare la gente a dire vado a Bologna a fare uno spaghetto aglio e olio? Cioè, è arriva talmente stupida, solo perché la maniera in cui vengono pronunciate, penso sia la maniera in cui vengono pronunciate le cose in napoletano che fa gasare la gente, perché le rime quando le capiscono sono proprio stupide. Questa è proprio una rima stupida, cioè fammi sapere. Oh, che vada a Bologna e dica ha azzeccato uno spaghetto aglio e olio. Ha azzeccato uno vado a Bologna e ha azzeccato uno spaghetto aglio e olio. Cioè, una rima talmente stupida, questa non ha senso. Perché la gente grida? È proprio la maniera che hanno di il flow, la maniera in cui vengono portate le parole in napoletano che fa gasare la gente, perché in realtà tante volte non dicono nulla. Questo è anche il bello, assolutamente. Cioè, devi saper portare le rime in una certa maniera, anche se fanno schifo, le fai sembrare che spaccano di brutto. Sì, come Peroncino. Poi vabbè, probabilmente si è portato il pubblico da casa perché non ha fatto nessuna rima decente fino adesso, cioè ben poco. Sì. Yeah. Yeah. Tu porta sembra rinda all'istante, vengo contro idra, rata manidranta. Sono seria, tipo Renato Pozzetto, rindo film dei pompieri. Dentro i film dei pompieri, ma comunque tu son fesso, te lo dico adesso. Vabbè, c'ho bagora de gagoda da barba. Io mi son fidato di te, dimostra anche te stesso. Fai man, venga che io faccio solo napolitana. Ti porto chi sto rap, quindi accuso tuo slang. Per farli in italiano l'hanno passata scelta contro a Frank. Frank parla questo infame, vuole rappare, ma rappa come un cane. Questo qua dice solamente cazzate. Questa sera aiuto a buffo dei palate. Lui dice grazie che c'ho fame. Si portavo cane, mi pure passavo turno. Tu caro pescalo, tu si popolo turno, rappresento il Rio Mano. Cioè, ma non... No, ma si è portato il pubblico a casa. Cioè, queste rime non sono niente di che, urlano tutti. Cioè, non lo capisco. Fatemi sapere voi nei commenti. Sono solo io che non lo capisco. Boh, cioè, tonno, Rio Mare, cioè, ma. Cioè, per carità, non fa schifo, sto dicendo questo, ma non mi sembrano rime da esaltarsi così tanto, dai. Cazzo, quando fai il rap e mi sa tanto che se ti appoggio il cazzo in testa mentre stai rappando sembra che c'è il ciuffo di T-Def. Do rungo una fetti pizzi maccaruna a così buono non te l'hai mai mangiato. A sto scemo sei con chiavi schiaffo, sborro un coppo mussaro pizza salle che baffo. Con le rime, vaffanculo, vaffanculo, questo non vale 2 lire, vaffanculo, vaffanculo, il linguaggio è un po' scurrile. Stong fatto, ma che sta rima tanto tempo fa me l'hanno fatta. Stong fatto, alla fine tu a busca, stong imbriaco, cucciuanno con l'ambrusco. Volta sono andato pure a un live di Brusco, se lo stava vedendo, no, io mi ero rubato, quel coglione mi ha infamato, mi ha visto e gli sbirri ha chiamato. Se vuole cantare un bispallo, si mi tocca una volta per Gonzi, va per Rio Var. Questa era bella. Questa era bella davvero. Se mi tocca un'altra volta per Gonzi, va a rivedere il bar. Questa era bella. Una tavolta per Gonzi va per Rio Var. Ma dice da Idra sto tutto una passata. Testa di minchia, mi sa tanto che la mia mano ravana nella tua milza. L'arbitro ha fatto così e tu hai detto no, fammela un po' più grande la pizza. Oh mio Dio, vabbè, il re delle risposte, nel quattro quarti non lo batti, gli ha fatto quella rima che spaccava sul bar e lui così, fammela più grossa la pizza. Che spettacolo. Vabbè, spareggio, ma come spareggio? Ma dai!
acqua come il bracco baldo. E sono sbrellito su Ain e ti spacco tanto. T'ho visto prima che eri nella macchina, quelli macchina, o se becco Idra urlate spareggio, mi raccomando. Ah, Bello frate, ha ragione. Sto per una macchina, una mano a buttare la macchina. E alla fine non mi ha inteso, butta la macchina, si ingoppa di scesa. Lo sai com'è che tu sei un fallito? Rimpiango solamente che non t'hanno abortito. Ma come cazzo parli, io non capisco un cazzo. Sembri BLNK che ci prova con l'aramaico antico. Non mi danno chance, mamma mi ha abortita, passi a zoccolo coppa a panza. Non era mamma ta. Non era mamma ta. Invece tua mamma secondo me è sicuramente molto più cretina, perché si è fatta fare il parto cesareo, così ha detto mi nasce un figlio, c'ha pure una piscina. Oh, mamma ti è malformata, te ne tre zizzo. Bello che la mamma te ne tre fotillo. Se Vicente non sei tanto sveglio, mia mamma te tette per allattare meglio. Di cazzo, la tua roba non spacca, tua madre invece ha quattro, ma mammelle una vacca. Se vuole che ti scasso, mamma te tenne tre clitoridi, da uno ci mette ghiaccio e apertasso. Ghiaccio e apertasso. E la roba t'offre pure un bicchiere di plastica. Bicchiere di plastica. Oh mio Dio, Mike Scrauzzo. Sono loro. Certo che sono loro. Irene Ludovica, le meline. Mamma mia, devo ridere sta battaglia. Siamo solo agli ottavi di finale. Questo Mike Scrauzzo si preannuncia essere molto meglio degli altri, eh? Nulla a togliere agli altri, perché hanno spaccato in tutti quanti. Però, mamma mia, c'è sto verdolino qui, che è verde evidenziatore, che spacca gli occhi pure. Comunque ragazzi, vabbè, secondo me non ci stava neanche lo spareggio, dai, cioè per carità, era simpatico sto Poscu, però secondo me anche perché la gente urlava troppo ogni cosa che dicevo, cioè qualche rima bella l'ha fatta assolutamente, quella del bar era spettacolare, anche quella lì dopo dei tre clitoridi, vabbè, però non ci stava, dai, cerchiamo di essere onesti, non dovevano neanche arrivare. Poi vabbè, ha vinto Idro, ovviamente meritava, comunque dai, ci divertiamo sempre, dai, mi piace ascoltare questi napoletani, mi sta iniziando a piacere un sacco, anche se non capisco nulla purtroppo. Dovreste dirmi dove trovare un libro per imparare il napoletano, un dizionario, qualcosa, perché è troppo difficile, dai, non si capisce troppo. Comunque ragazzi, abbiamo finito anche questa battle, era la prima del Mike Scrauzzo della terza edizione, spero che vi sia piaciuta, lasciate un like al video, commentate sotto quale altre battles e competizioni volete che reagisca, così poi le incorporiamo assieme ad altre, non vi preoccupate, le facciamo tutte. E niente, solo non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando le notifiche e seguitemi su Instagram se avete qualche domanda. E ci vediamo alla prossima. Bella!